attraverso un accordo di collaborazione tra università ed ERPAC si è riusciti ad organizzare degli interventi legati all'arte contemporanea, non tanto innovativi di per sé, ma farli per un centenario e per l'istituzione universitaria riveste un significato importante. L'artista entra in questo momento nell'istituzione, fa ricerca, ritorna in società, opera, e quindi questo è il segno attraverso il quale noi vogliamo continuare a valorizzarlo. Sicuramente, come tutte le residenze, la parte che a me affascina sempre è quella relazionale, quindi le relazioni, i rapporti che si vengono ad instaurare direttamente quindi con me, la curatrice, e anche fra di loro. L'esperienza di questa residenza è stata estremamente piacevole, perché specialmente in questa seconda fase ci siamo un po' divisi tra la solitudine del lavoro e dei momenti di scambio, che sono la cosa che mi porterò. Quello che spero di lasciare è un'opera che accompagni la vita quotidiana delle persone che vivono questo posto. La mia opera è un'installazione sonora che riflette sulla natura particolare del luogo, quindi un luogo di transito. L'opera di fatto si nutre dell'energia che viene prodotta dalle persone che frequentano lo spazio, e in cambio però restituisce energia tramite dei microsuoni che vengono proiettati verso la volta, verso il soffitto molto particolare di questo edificio, e discendono poi tramite riflessioni, tramite la struttura. È stato interessante lavorare a stretto contatto con uno spazio vissuto e attraversato da persone che in un certo modo hanno influenzato e nutrito anche il lavoro che poi ho fatto. Il disegno infatti che ho realizzato è profondamente nutrito dallo scambio e dalla relazione che ho avuto in questi giorni con le persone che hanno attraversato lo spazio di lavoro. Disegnare dal microscopico per arrivare al macroscopico è significato in un certo modo avere a che fare con l'architettura del corpo anche, no? E questo organismo si è rivelato, insomma, anche per me come un'apparizione nuova, forse proprio grazie a questi scambi che erano per me nuovi. Chiaramente, confrontandosi fra di loro, gli artisti modificano il proprio lavoro, quindi non l'hanno modificato solamente parlando con i docenti, magari confrontandosi con gli studenti, ma anche confrontandosi fra di loro. Quello che mi porto a casa è sicuramente il confronto che ho avuto con alcuni docenti e appunto con gli studenti. Penso di aver lasciato il mio punto di vista sull'arte, ma anche in particolare sulla situazione economica. Io ho deciso di restituire un'opera che in qualche modo potesse diventare un riferimento, un suggerimento, diciamo così, agli studenti. Io ho lavorato sulla ricerca di un anarchico economista tedesco, Silvio Gesell, che ha teorizzato il concetto della moneta deperibile. Per cui volevo restituire un'opera che lasciasse un'idea, una suggestione agli studenti e ai docenti. I professori del dipartimento mi hanno accolto e mi hanno fatto vedere i diversi campi di ricerca del dipartimento, mi hanno portato anche a visitare l'elettrosincrotrone e vedere alcuni esperimenti che vengono svolti lì. La cosa particolarmente difficile è stata anche capire in che modo poter utilizzare tutte queste informazioni, estremamente complesse peraltro, e ho fatto una specie di quadro che ha come sfondo della carta vetrata. Ho scelto la carta vetrata perché a un esperimento del professor Thibault ho visto che realizzavano delle tomografie estremamente dettagliate utilizzando la carta vetrata come diffusore del raggio X. Il fatto che abbiano utilizzato un oggetto assolutamente comune all'interno di una ricerca invece scientificamente così complessa, l'ho trovato quasi un colpo d'artista. Mi piace proprio pensare al lavoro come ad una processualità, proprio perché loro sono partiti con un progetto che riguardava i dipartimenti e che chiaramente era in linea anche con la loro poetica, ma poi si è modificato, e quindi sarebbe bellissimo, e già lo si sta avendo, pensare a questo lavoro come ad un inizio, come ad uno studio che porta poi anche ad altre ricerche. Sono state giornate intensissime, non solo perché impegnata nella produzione dell'opera, ma anche nel continuare la ricerca. Lascio e porto via nuovi quesiti che mi auguro si sviluppino in future ricerche. Lascio e porto via nuove collaborazioni. L'opera che ho realizzato si intitola Diade, studio sull'oro liquido. È una riflessione sul latte umano. Abbiamo lavorato su un campione del mio latte, perché io sto ancora lattando, e abbiamo fatto sia un'indagine più
appunto biologica, scattando una fotografia al microscopio del liquido, che un'indagine invece più emotiva. Infatti è stato registrato un tracciamento oculare mentre raccontavo la prima volta che ho allattato. È stato bellissimo il coinvolgimento degli studenti e dei docenti, quindi torno arricchita dal punto di vista lavorativo sul mio progetto, sui progetti che voglio fare in futuro, e anche arricchita dal punto di vista umano per lo scambio con i miei colleghi che sono diventati amici. L'opera che ho realizzato si chiama Rakshasa, che vuol dire demone in hindu. Io ho trovato un album a Nuova Delhi e ho raccolto questo album di famiglia del 1932 e l'ho fatto riprocessare dall'AI. Poi ho realizzato 4 teli, sono dei muri, sono delle stampe fotografiche su un telo di muri, e ho dipinto delle immagini demoniache un po', quindi vedere delle cose che non esistono nei muri. E quindi faccio un parallelo sulla malattia mentale e sull'inconscio tecnologico e sull'intelligenza artificiale. Molti di loro hanno sperimentato anche i macchinari, chiaramente alcuni esiti non si potevano avere immediatamente, e quindi questo li porterà poi a sviluppare in un secondo momento il lavoro, e credo che quindi rispetto alle altre residenze questa sia stata proprio la parte molto forte. È stata un'esperienza molto interessante perché si è creata veramente una comunità che lavorava attorno al progetto, e penso che sia stato importante anche per le studentesse e per gli studenti, perché sono riusciti ad aprirsi, a tirar fuori anche degli argomenti sensibili della loro vita privata, che probabilmente sono riusciti a condividere con gli altri e con le altre proprio grazie al trovarsi attorno a un lavoro da realizzare insieme con l'attività del cucito. Abbiamo proceduto alla realizzazione di una scritta che di per sé è una critica sull'idea di italianità e anche e soprattutto di cittadinanza italiana. L'opera non è costituita soltanto dalla razza di per sé, questo è quello che abbiamo creato. Spesso in questi miei lavori partecipativi è il pretesto per in realtà creare una comunità. Di fondo quello che mi interessa in realtà è proprio costruire questo lavoro tessile, raccontando e creando al contempo un tessuto sociale, no? Una piccola società, una piccola comunità che si forma attorno a questo progetto per raccontarsi tramite questo progetto. Un debole per le residenze, secondo me sono un progetto molto valido, molto bello, perché gli artisti si frequentano, si aiutano, comunque si scambiano materiali, opinioni, consigli, cioè in modo di accrescere le proprie conoscenze anche a livello trasversale. È una forma di collaborazione che apre un po' a livello trasversale. Questa trasversalità di cui parlava Antonio ha portato a fare questi scambi, questi dialoghi molto particolari sulle qualità dei materiali, sulle possibilità di appunto interconnessione, e la mia sensazione è questa qui, di una maggiore ricchezza. Noi abbiamo portato, diciamo, un lavoro che è basato sull'interferenza, l'interferenza visiva, su un effetto moiré dei tessuti, e visto che noi eravamo affiancati al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, abbiamo cercato di capire con loro quali vernici, quali materiali potessero aggiungere qualcosa a quel linguaggio che per noi è quello di trasmettere un senso di incertezza. Vorrei lasciare un'apertura alla curiosità, perché questa opera che abbiamo fatto sembra che si muova, girandoci intorno sembra che cambi. Non capita spesso una residenza all'università, perciò è un'occasione molto particolare e raro. Porto piacere di conoscere professori e studenti curiosi. Mi sono trovata in un dipartimento molto serio, ma anche molto accogliente, e porto con me piacere la voglia di ritornare in questa città e in questo luogo e rivisitarlo di nuovo. L'opera che lascia un dipinto molto colorato, pieno di contrasti, di colore e linguaggi che ho usato proprio per fare le figure, è pieno di figure ibride che sono presenze fatti da diverse statue che esistono nei musei europei di storia o antropologia, di diverse epoche, diverse provenienze, assemblati uno insieme all'altro, creati presenze nuove
ibride che convivono come siamo noi. Da un lato creare un po' di scompiglio al docente, perché chiaramente ha a che fare con l'artista che fa una ricerca ma porta una visione, no? Quindi alla fine la sviluppa in modi che sono chiaramente non scientifici, o tante volte anche sì, o mette assieme entrambe le cose. E dall'altro lato ha dato la possibilità all'artista di utilizzare strumenti e macchinari che solitamente non può usare. Quindi io mi auspico che ci possano essere altre possibilità per gli artisti di realizzare non solo delle residenze, ma di fare in modo che l'università possa rimanere un laboratorio aperto ad accogliere l'artista per poi portare avanti la propria ricerca.